Buongiorno. Nel percorso di approfondimenti sulla mostra Schunkender oggi parleremo della fotografia più iconica del XX secolo, Le Saut dans la vie d'Yves Klein. Siamo a Fontenay aux Roses il 19 ottobre 1960. Quello che vediamo è un uomo vestito elegantemente che si lancia nel vuoto, le braccia aperte, il viso verso il cielo, la strada deserta, con l'eccezione di un uomo che indifferente passa in bicicletta. Protagonista di questo volo è Yves Klein, artista tra i più geniali e poliedrici di questa avanguardia e non solo, e la fotografia è uno dei suoi più famosi fotomontaggi. L'immagine viene pubblicata il 27 novembre del 1960 su Dimanche, rivista di un solo numero creata dallo stesso Klein con il sottotitolo Un uomo nello spazio. In effetti quest'opera rimane associata solamente a Klein, piuttosto che ai due fotografi Schunk e Kender che erano alla regia e che complici partecipano alla realizzazione dell'opera stessa. Schunk e Kender erano amici stretti di Klein. I tre si erano incontrati per la prima volta alla galleria di Iris Claire nel 1958. È molto interessante scoprire il dietro le quinte, il vero e proprio making of di quest'opera. Per anni, infatti, dopo la prematura morte di Klein per un attacco di cuore a soli 34 anni, si è dibattuto sulla storia che ci poteva essere dietro l'immagine. Klein non aveva mai voluto rivelare il trucco dell'opera e i misteri dietro la foto furono svelati solo nel 2010 in due mostre dedicate all'analisi della costruzione dell'immagine. In una delle due mostre era addirittura stato esposto un pezzo di ardesia che si presumeva provenisse dal tetto da cui sarebbe saltato Klein. Grazie al lavoro di recupero e di ricerca della Fondazione Liechtenstein, che ha acquistato l'intero archivio Schunkender dopo la morte di Schunk, sono stati portati alla luce poi molti scatti effettuati dai due fotografi da diverse angolature, che catturano Klein mentre effettua svariati salti a terra sicuro su un tatami tenuto dai suoi compagni di judo, cercando la curva perfetta per l'opera finale. Schunk avrebbe poi fotografato tre versioni dello scatto, con la strada vuota, con il compagno Kender che andava in bicicletta, versione ufficiale, e con la macchina di Klein. È lo stesso Schunk a dirci che quest'ultima versione era odiata da Klein perché il mezzo era troppo poco costoso. I due fotografi avrebbero poi montato le immagini del salto e dello sfondo, sovrapponendole. Il salto di Klein rivela molto più che un trucco da illusionista. Rivela la natura stessa della fotografia, che spesso dimentichiamo, indipendentemente da quante immagini elaborate vediamo oggi. Concludo con le parole di Mia Feynman dal catalogo della mostra Faking It, Manipulated Photography Before Photoshop al Metropolitan Museum di New York del 2012. Convincente per gli occhi, se non per la mente, il salto di Klein rappresenta simbolicamente il salto di fiducia che facciamo nell'accettare la verità di qualsiasi fotografia, riconoscendo sia i piaceri che i pericoli implicati nella volontaria sospensione dell'incredulità.